anche se dovesse arrivare terzo, Ross ha già vinto il giro, quindi è giusto che vinca o lei a Reto Miller. Anche perché né le carrette né Miller lo possono impensierire nella tappa a cronometro di domani. È proprio per questo. Ed ecco Breaking con Giupponi e con Skeppers, telecamera mobile sul terzetto che guida la corsa, telecamera posta sull'elicottero per gli immediati inseguitori, mentre il collega Sandro Petrucci è pronto col cronometro per puntualizzare i distacchi. Estremamente importante vedere quanto avrà perso Breaking nella tappa odierna, penultima tappa del Giro d'Italia. Ecco intanto che appare il tempo parziale. Breaking, no, in ritardo scatta Miller, scatto di Miller, Roche si disinteressa all'attacco e Miller che attacca, lo scozzese Miller. Miller ha cambiato rapporto, un rapporto più agile, si volta e Robert Miller, lo scozzese, si aggiudica la tappa con Rush al secondo posto, quindi ottiene anche l'abbuono e le carreta al terzo posto. Via al cronometro.